dicendo, oggi siamo a fine gennaio, del trasporto urbano non siamo notizie. Quindi interrogazione al sindaco oppure all'assessore, quali tempi i cittadini devono ancora attendere per l'istituzione del servizio? Io su questo avevo già risposto, evidentemente non mi sono fatto capire, insomma. Quegli avvisi che abbiamo. È uno scuolabus, al momento è stato portato a partire dal strato superiore al solerato Maria. O attiviamo lo scuolabus, o attiviamo il servizio di trasporto urbano, visto che l'autista è quello, non possiamo attivare e entrare, visto che non abbiamo la possibilità di supportare anche la spesa, perché lo scuolabus in questo momento sta prendendo il vinto. Quindi, la navetta è stata riparata, è stato sostituito un tetto che giorni fa, non ci portiamo un po' per reperire il vento della parte posteriore che è stato sostituito, e abbiamo fatto il tagliato, sostituito l'olio, quindi diciamo dovrebbe essere pienamente funzionante, l'ho portata in autorizzazione per la revisione, ma guarda, anche se fosse stata già revisionata non l'avremmo fatto partire come servizio di trasporto urbano, perché per il momento c'è quello per i bambini, che secondo me è prioritario, nel momento in cui i bambini non hanno più necessità di andare alla scuola, allo strato superiore, stiamo prevedendo di far partire almeno due corse, far partire almeno due corse, una mattina e una al pomeriggio, per andare incontro alle esigenze delle persone. Abbiamo parlato già con parecchi cittadini sulla superiore, che sono d'accordo con noi, il fatto che i bambini siano prioritari. Una volta sistemato il problema del trasporto dei bambini, partiremo col servizio urbano. Non c'è nessuna difficoltà, nessun ritardo. No, esattamente nei tempi. Se non ci fosse stato. Le troverò la registrazione, la prossima volta le porterò anche per sempre, che ho fatto il consiglio comunale. Evidentemente era distratto, era quando un giorno in cui siete malattia, non sono passata lei, l'interrogazione è stata strana che sia stata in quel giorno. Ma quando fosse l'interrogazione risale a una mese che si viene. E allora sicuramente in quell'occasione ho dato la risposta. Non è stata questa la risposta. Da parte mia, sì, se poi l'hai distratto. È la prima volta che si fa questa cosa. Che la segnerei, probabilmente ci credo. E allora quando c'è il trasporto urbano, assolutamente no. Sì, beh sì, perché noi la delibera 1 abbiamo approvato, scusate. No, cioè, non è la delibera, non era se non c'è l'altro, facciamo un po' più quadro. La delibera, noi come Consiglio Comunale abbiamo deliberato nello stesso istante, sia il trasporto urbano sia il trattamento per i bambini. E allora lei non ha ben chiaro che sono le cose. Io no, per me non mi sa la... no, guarda, signora, non mi sa un pochino di caso di pazienza, per capire quello che mi viene detto. Guarda, i cittadini che noi bene rappresentiamo sanno benissimo come stanno le cose, io lo quotidianamente. Se lei è sfuggito, il problema è suo, le ripeto che il servizio scuola non è mai stato, non è stato mai arrivato. Anche dei consiglieri di maggioranza, anche di scuola superiore, rappresentanti, vediamo cosa, se è la prima volta che la sede... Attenzione, io sono molto attento, è che devi avvisare sempre la situazione. Io devo dire una cosa, come c'è la stampa? Devono andare solo a prendere l'archivio e portare fuori tutto quello che hanno scritto da giugno ad oggi. E vediamo se è vero quello che dice lei. Sì, è vero, assolutamente è vero. È la prima volta che ne parla. Oggi è la prima volta che ne parla. Sono d'accordo con il consiglio. Va bene, e dice che abbiamo sparato tutte le salse. Capito come stanno le cose. È stato sincero, non è che il consiglio comunale. Guarda, intanto non si permette di essere sincero. Non se ne può permettere perché non lo faccio. Quindi per favore non venga un atteggiamento educato sulla sincerità, perché non si permette di mettere in dubbio la mia parola, prima cosa, le ripeto quello che è stato detto, allora le carte me lo devi dimostrare perché io le sto spiegando e se lo appunti, prendo una pena e se lo appunti, perché se no la prossima volta trovate di nuovo confusa, che il servizio di trasporto urbano è alternativo a quello di scuola, se entrambi non temporaneamente non ce li possiamo permettere, se poi la consigliera Altamura è così brava con i numeri, con il bilancio, darci la possibilità di mantenere entrambi i servizi contemporaneamente, lei che comune lo faccia. Io l'ho sempre detto che non è possibile, terminato il servizio per lo scuola, forse ci sarà quello per il trasporto urbano. La navetta è stata sistemata, il vento finalmente è arrivato 10 giorni fa, prima non era possibile reperirlo, anche chiesto all'opposizione, qualora avesse la capacità di ragionare in questo,
di farlo, non è stato fatto, quindi il vetro purtroppo è arrivato da 10 giorni, è stato riparato. Qualora la navetta sia perfettamente in funzione, non la possiamo utilizzare fino a quando c'è il servizio scuola più attivo. Lei sta mettendo un passaggio, fatto un passaggio. Abbiamo modificato le tariffe in questo caso di comunale per quanto riguarda l'istituzione del trasporto urbano. E lei l'ha approvata insieme a noi. Anzi, ci è stata proposta dalla maggioranza. E quindi lei non ha mai parlato che il problema di dare un servizio per l'ultra 65 anni avevamo ammesso la possibilità di pagare il trasporto urbano e lei aveva dato garanzia di questo trasporto urbano che ad oggi non c'è. E allora non la chiede proprio, allora io prendo di nuovo. Se poi glielo prendo di nuovo, però vedo che è importante con pensione. La delibera, la allora. Delibera, la delibera. Perché è sbagliata la delibera? Perché noi abbiamo istituito un trasporto urbano e un trasporto scolastico, questo abbiamo istituito con la delibera. Non avevamo la possibilità legalmente di poterli trasferire, è chiaro questo. Per questo l'abbiamo istituito, per poter riprendere e portare, altrimenti io, che anche la mia madre, neanche potrei andare a prendere e portarli, va bene? Per questo l'abbiamo istituito. Perché altrimenti oggi lo scuola bus non ci sarebbe. Questo è chiaro? Primo punto, chiaro. Secondo punto, abbiamo istituito anche il trasporto urbano, perché così in un'unica delibera abbiamo occupato delle cose, nel momento in cui terminava il servizio di scuola, perché non era più necessario, sarebbe partito il servizio urbano. La politica la deve cercare di leggere 360 gradi. Lo scorso anno la città di Soverato non era in grado di garantire il servizio di trasporto urbano perché non c'erano i fondi necessari per poter pagare il fitto dello scuolabus e quello dell'autista. E quest'anno sono vedendo con la possibilità di pagare il fitto dello scuolabus di due autisti e più trasporto. E io ho sempre detto che non è possibile, è vero che non l'ha capito. Se poi è dura, non riesce a comprendere, ma perché è così. E l'impegno lo stiamo rispettando. Quasi. Poi lei è rappresentante dei cittadini, che è un po', voglio dire, lega l'onica, ma tutti i cittadini ci ho parlato, sono rispettati e sono ben coscienti di come stanno le cose. Contenti non lo posso essere tutti perché le difficoltà ci sono, non dipendono da noi. La navetta è stata riparata perché c'è il direttore di esercizio, quindi si può fare, è chiaro questo? Non può partire perché al momento c'è lo scuolabus, è l'autista, o qui dallo scuolabus per i bambini o il servizio di trasporto urbano, è chiaro? Spero di sì. Quindi la molestia o l'impegno, che preferisco chiamare impegno, sarebbe stato mantenuto se non ci fosse stato un problema delle date di apertura di Soverato superiore, perché non era più necessario lo scuolabus e quest'ora c'era una navetta in giro, ma è così palese, così chiaro, che solo lei in quest'ora non la